La manipolazione emotiva e la manipolazione psicologica si verificano quando una persona manipolatrice tende a persuadere gli altri a fare cose che sono più convenienti per loro più che per gli altri. Vengono utilizzate distorsioni mentali e sfruttamento emotivo con l'intenzione di prendere potere, controllo e benefici o privilegi a spese della vittima. È importante distinguere una sana influenza sociale dal ricatto emotivo. Una buona influenza sociale si verifica tra la maggior parte delle persone e fa parte del dare e del ricevere in relazioni costruttive. Nella manipolazione psicologica, una persona viene utilizzata a beneficio dell'altra persona attraverso la creazione deliberata da parte del manipolatore di uno squilibrio di potere e lo sfruttamento della vittima per servirlo in ciò che vuole ottenere. Secondo George Simon, la manipolazione psicologica implica il nascondere le intenzioni e il comportamento aggressivo. Il conoscere le vulnerabilità psicologiche della vittima per determinare quali tattiche sono più efficaci da usare, l'avere un livello sufficiente di crudeltà per non avere remore, se necessario, nel causare danni alla vittima. È probabile che la manipolazione avvenga attraverso mezzi segreti, aggressivi, come azioni di tipo aggressivo, relazionale o di tipo aggressivo, passivo. In questo video ti citerò i modi per conoscere le persone manipolatrici e disarmarle. Queste persone le puoi incontrare nel lavoro, nella tua cerchia di amicizie e anche nel tuo ambiente familiare. I manipolatori o le manipolatrici cercheranno di acquisire rapidamente fiducia da te per approfittare della relazione. Il ricercatore Harry Breicher ha identificato diversi modi in cui i manipolatori controllano le loro vittime. Si tratta dei rinforzi e delle punizioni. Dei rinforzi ne esistono di tre tipologie. Il rinforzo positivo, che include la lode, il fascino superficiale, la simpatia superficiale, le lacrime da coccodrillo, le scuse eccessive, l'offerta di denaro, l'offerta di approvazione, i doni, le attenzioni, le espressioni facciali come sorriso o risate forzate e il riconoscimento pubblico. Il rinforzo negativo, che comporta l'eliminazione di una situazione negativa come ricompensa, ad esempio non dovrai fare i compiti se mi permetti di farti questo. È il rinforzo intermittente che viene usato per creare un clima di paura e dubbio e si attua dando rinforzi positivi e talvolta no. Il rinforzo positivo intermittente può incoraggiare la vittima a persistere, ad esempio nei giochi dove il giocatore guadagna denaro di volta in volta, ma nel saldo finale lo perde. La punizione invece include le urla fastidiose, i silenzi punitivi, le intimidazioni, le minacce, gli insulti, i ricatti emotivi, il biasimo, il cattivo umore ed il pianto. Ci sono dei segnali che dovresti conoscere e imparare a identificare che i manipolatori solitamente mostrano. Manipolano i fatti, alzano la voce e mostrano emozioni negative. Alcune persone alzano le loro voci durante le discussioni come una forma di manipolazione aggressiva. L'ipotesi può essere che se proietti la tua voce ad alta voce o mostri emozioni negative, ti daranno tutto ciò che desideri. La voce aggressiva è spesso combinata con un linguaggio aggressivo non verbale. Odiano ricevere un no per una risposta. Una persona manipolatrice detesta ricevere no in risposta. Quindi, quando cerchi di resistere ai tentativi di persuasione di un manipolatore, noterai che non risponderà elegantemente. Vivono centrati in se stessi. I manipolatori sono focalizzati su ciò che possono offrire o su come possono aiutare. Potete vedere che queste persone vivono centrate su se stesse e non sembrano conoscere il significato della parola reciprocità.
Parleranno sempre di loro e raramente chiederanno disinteressatamente come stai o se hai bisogno di qualcosa. Inoltre, ti renderai conto che, mentre fai favori, non ti ringrazieranno mai. Mostrano i loro punti di forza, i manipolatori. Amano mostrare i loro punti di forza e le loro prodezze. Non sono responsabili. I manipolatori tendono a ritenere gli altri responsabili dei propri errori. Usano la paura e il senso di colpa. I manipolatori sono insegnanti nel ricatto emotivo, usano i bisogni dell'affetto e dell'approvazione dei manipolati per minacciare di trattenere o eliminare quell'affetto o, peggio ancora, per dare l'impressione manipolata di doverlo vincere. I manipolatori hanno una predilizione per l'uso di tre strumenti: paura, obbligo e senso di colpa. Sono insicuri i manipolatori, sono spesso estremamente insicuri e, nonostante ciò, cercheranno di mostrare il contrario. Useranno atteggiamenti egoistici e dominanti per coprire le loro paure. Danno poco tempo per decidere. Questa è una tattica comune nelle vendite e nella negoziazione, in cui il manipolatore preme per prendere una decisione prima che l'altra persona sia pronta e possa analizzare tutti i pro e i contro che la decisione comporta. Applicano il silenzio non rispondendo a telefonate, messaggi di testo, email o altro. In questo modo il manipolatore tenta di mostrare il suo potere, influenzare il tuo umore. Diventano la vittima come esasperando problemi personali o immaginari, problemi di salute, dipendenza, in pratica mostrando fragilità per suscitare simpatia e favori. Ti starei chiedendo in che modo una persona manipolatrice cercherà di persuaderti? Quando qualcuno ha bisogno o vuole qualcosa da te, la solita procedura è quella di fare una richiesta più o meno diretta in base alla fiducia che ha in te. Se si tratta di una richiesta difficile, la persona accompagnerà la petizione con la motivazione del perché te lo chiedono o con informazioni sulla loro situazione. Questo perché, in genere, chiedere favori è spiacevole per chi lo richiede. Se la persona che ha bisogno di un favore risponde al profilo del manipolatore, non farà alcuna richiesta, per non parlare di giustificarlo con argomenti che dimostrino la sua dipendenza dal tuo aiuto. Al contrario, le persone manipolatrici escogitano situazioni in modo che il tuo comportamento sia diretto a loro vantaggio, anche se per te è logicamente sfavorevole. Se il manipolatore è bravo, la persona manipolata non si renderà conto che sta cadendo nel suo gioco. Se pensi di essere soggiogata dalla manipolazione di un compagno, di un familiare, di un amico o di un collega e vuoi avere gli strumenti per reagire, prenota ora una consulenza personale al link che trovi nella descrizione del video. Un saluto a tutti e al prossimo video.